Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Le regioni sono previste dalla Costituzione, però di fatto nascono nel 1970, ma è nel 2002 che il titolo quinto definisce con esattezza i loro poteri, anzi con più precisione, definisce i poteri di tutti gli enti locali. Alle regioni ne attribuisce tanti, tra cui il principale, a mio avviso, è quello relativo alla tutela della salute. Faccio questa premessa perché voglio tornare a parlarvi dei test sierologici e lo faccio oggi non a caso, in quanto ieri Regione Lombardia dice attraverso il suo assessore al welfare che c'è un'apertura affinché i privati facciano i test, dicendo però che se li pagano loro, 63 euro a test, e che se ne prendono la responsabilità. Ora è un po' bizzarro. Pensando alle parole, e leggo per non essere mal interpretato, dello stesso assessore, che pochi giorni fa dice: invito tutti a non farli, li ritengo inutili. Se però lo fanno i privati, possono essere utili, chissà. A proposito di bizzarrie, ce n'è un'altra rispetto alle nostre norme, e cioè il testo unico che precede il titolo quinto, scusatemi questo burocratese. Ma dice una cosa importante sul ruolo del sindaco e dice testualmente: il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. È bizzarro perché di fatto il sindaco lo è, non avendo nessun potere. Ma rimane il fatto che oggi i miei cittadini mi chiedono di fare i test, ma vi dico di più: sono tanti i miei dipendenti del comune di Milano che mi scrivono: io rientro al lavoro se, caro sindaco, mi fa i test, capite il mio imbarazzo. Ora, io vorrei quindi fare due domande. La prima è rivolta insieme al Presidente Fontana e al Ministro della Salute Speranza, e cioè, ci fate chiarezza su cosa esattamente pensate di questi test? E in più al Ministro chiedo: ma com'è pensabile che se un cittadino italiano è lombardo o veneto ha un trattamento rispetto ai test diverso? E la seconda domanda è al mio collega Fontana, di nuovo leggo per non essere frainteso, che dice: riapriremo, si riferisce alle possibili riaperture al 18, sulla base dei dati epidemiologici. Quali sono questi dati? Buongiorno a tutti voi.